Buongiorno, oggi voglio parlarvi di un romanzo storico scritto da Folco Giusti, un professore dell'Università di Siena, oggi emerito, professore di zoologia, che coltiva però anche l'antichità, e che riguarda in parte l'isola di Capraia, questa famosa isola dell'ultimo ritorno, è edito da Primiceri Editore questo bel romanzo, ma riguarda anche e soprattutto Rutilio Amazziano, un poeta della tarda antichità che gode di una certa rinomanza qui a Siena. Questa è la sua edizione per Einaudi, perché non solo perché io lo infliggo ai miei allievi, essendo il poeta che mi ha convertito a fare il latinista, ma anche perché gli amici archeologi scavano da tempo un sito, il Vignale, vicino a Piombino, che è stato sfiorato dall'itinerario di questo romantico viaggiatore che parte da Roma attorno al 417. E per tornare d'inverno con piccole barche in Gallia a restaurare i propri possedimenti. Il poemetto incompiuto e il suo affascinante peregrinare per un'Italia devastata dai barbari per raggiungere una Gallia devastata anch'essa dai Visigoti all'inizio del V secolo, che Rutilio deve appunto restaurare. E in questo poemetto, dicevo, Rutilio si sofferma in molte descrizioni, ma purtroppo ci lascia un po' con l'amaro in bocca, determinato dal fatto che il poemetto è incompiuto. Questo lungo romanzo racconta il sequel dell'edito di Rutilio, soprattutto soffermandosi sulle avventure del figlio di Rutilio, che poi finirà nell'isola di Capraia, ricordata da Rutilio stesso per un insediamento monastico che vi figura. È un libro molto ampio di cui non posso naturalmente in 2 minuti esaurire nulla né leggere uno specimen. Mi limito a raccomandarvelo perché è veramente un modo divertente di accostarsi all'antichità ed è anche un modo appassionante per i temi d'amore, di sofferenza, addirittura di martirio, di lotta per la sopravvivenza, che vi si intrecciano in una prosa estremamente gradevole. Grazie e buona lettura.